infatti. In questa prima domenica del mese, 7 maggio, ci troviamo a Busca in provincia di Belluno per scoprire una delle realtà più consistenti e vive del territorio bellunese per quel che concerne il settore agroalimentare. Quanti anni hai, Giorgio? 1 realtà produttiva dislocata in tutto il Veneto in 4 stabilimenti produttivi che generano, come avremo modo di vedere oggi durante la nostra visita, prodotti di tutti i tipi e gustosissimi, dal fresco allo stagionato, dal dolce al salato. Sto parlando naturalmente di Latte Busca, una realtà che opera nel territorio bellunese da più di 50 anni di storia e che non è conosciuto solo nelle nostre tavole ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ci troviamo in compagnia di Matteo Bortoli, direttore marketing Latte Busca. Matteo, Latte Busca è una realtà che è consolidata nel territorio bellunese dal lontano 1954 e che porta tanti grandi orgogli. Nasce appunto, come giustamente detto, nel 1954 ad opera di 36 soci produttori. È una cooperativa e orgogliosamente utilizza solo ed esclusivamente il latte che proviene dalle aziende agricole e dei soci produttori. Quindi un legame con il territorio molto importante, Matteo. Sì, al di là del concetto per noi fondamentale di utilizzare esclusivamente materia prima locale proveniente dalle aziende agricole dei nostri soci, è fondamentale anche la tutela dell'ambiente. Infatti Latte Busca ha sempre scelto di crescere, di svilupparsi nel pieno rispetto di questo, perché è fondamentale per un discorso di salute di consumatori ed è fondamentale per un discorso di ottenere una materia prima eccellente. Per questo abbiamo ricevuto come riconoscimento all'European Business Award di essere tra le 10 aziende più sostenibili d'Europa. Signore, si è divertito all'interno? Cosa ha scoperto all'interno della Latte Busca? Io sono un nonno di un produttore di Latte Busca. Uno dei primi soci? Mio papà era un primo socio. E cosa ha provato, che emozione ha provato a fare questo giro, a scoprire la storia del latte del nostro territorio che diventa formaggio? Sì, bello, bello, molto bello. Sicuramente però adesso la tecnologia è andata avanti, una volta si faceva a mano e adesso fanno tutto a macchina. Speriamo che non facciano i bambini a macchina adesso da qua avanti. Ma si figuri, per quelli servono i vecchi metodi. Cosa ti piace più assaggiare dei prodotti Latte Busca? Qualcosa di stagionato, preferisco gli stagionati. È stato interessante scoprire un pochettino anche l'excursus per arrivare allo stagionato, ti è piaciuto? Molto, molto. È interessante venire a scoprire le realtà aziendali così del posto, perché sì, sono cose locali, quindi è bellissimo. Allora io chiedo a Michele, cosa hai assaggiato di buono oggi qui in Latte Busca? Penne nere. E ti è piaciuto? Sì. E tu invece hai mangiato il gelato, ho visto. Sì. Ti è piaciuto? Sì. Lo consiglieresti ai tuoi amici? Sì. Sì. Bene. Siamo in compagnia di Antonello Santi, direttore vendite Latte Busca. L'importanza di una giornata come l'Open Day per avvicinare le persone, vediamo un'affluenza di gente veramente fantastica. Secondo lei, la sua opinione? Ma credo sia una giornata importantissima. Noi è parecchi anni che ormai facciamo questa iniziativa. Lo scopo è portare qui le persone per far vedere chi siamo, cosa facciamo, ma soprattutto come lo facciamo. E siccome abbiamo delle caratteristiche particolari che ci contraddistinguono da altre aziende, vogliamo far vedere e spiegare soprattutto come avviene la produzione dei nostri prodotti, fatta solo ed esclusivamente con latte locale proveniente dal nostro territorio, dai nostri soci. Questa è la cosa fondamentale che contraddistingue da sempre Latte Busca. E inoltre Latte Busca si contraddistingue, le parole chiavi di Latte Busca sono qualità e innovazione. Qualità e innovazione a 360 gradi, e venendo qui lo possono sicuramente vedere ed apprezzare.
Signore, le è piaciuto il giro? Cosa ha scoperto all'interno di questo stabilimento? Una realtà mastodontica. Io sono di Feltre, quindi la conosco fin dalla nascita questa realtà. Però non avevo mai fatto un giro così interessante, non avevo mai visto una catena di montaggio a questo livello, insomma, è eccezionale. E questo grazie naturalmente ai dirigenti e a Bortoli soprattutto, che conosco fin da bambino ed è stato in gamba. Naturalmente non bisogna trascurare gli operai e tutti gli altri dirigenti che sono al pari eccezionali. Qual è la cosa che più l'ha colpita all'interno dello stabilimento Latte Busche? Mi ha colpito tutta la schiera delle forme di formaggio che avanzavano verso la stagionatura. Pensi, facendo i numeri, 80.000 il fresco, 150.000 forme lo stagionato, un'opera, come ha detto lei, mastodontica e colossale. Naturalmente stiamo andando in tutto il mondo, quindi soprattutto in America, che quando si conquista l'America si conquista il mondo. Abbiamo visto l'esperienza di Del Vecchio, che è stato estremamente furbo ad acquistare tutti i negozi degli Stati Uniti di occhiali. Per cui se non vende in America non vende in nessun'altra parte del mondo. Quindi sono stati bravi tutti quanti. Grazie. Eccezionale. Allora Angelica, com'è? Buono questo gelato? Cosa stai mangiando di buono? Gelato. E com'è? Oddio, hai rotto la paletta, adesso come facciamo? Buono. Una produzione che vanta grandi eccellenze, vuoi farmi qualche nome? Allora, partendo da un'eccellente materia prima proveniente dai nostri soci, abbiamo delle grandi produzioni che hanno anche ricevuto importanti riconoscimenti, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. È il caso per esempio del formaggio Piave DOP. Infatti il formaggio Piave è stato considerato uno dei migliori 50 cibi al mondo, quindi non solo per quanto riguarda il circuito caseario, ma tra tutti i cibi, al Great Taste Award in Inghilterra. Di recente ha anche ricevuto le 3 stelle dal Superior Taste Award e lo scorso anno l'Italian Cheese Award. Quindi veramente dei riconoscimenti che ci riempiono di orgoglio e che valorizzano quello che è il duro lavoro quotidiano dei nostri soci e delle aziende agricole da cui la Latte Busche utilizza esclusivamente la materia prima. Piaciuto questo giro in stabilimento? Sì, direi è stato molto interessante, soprattutto perché abbiamo ammirato un'azienda bellunese che è leader e siamo ben contenti che i prodotti bellunesi vadano in tutto il mondo. È un orgoglio per tutti noi di Belluno. Leonard, la cosa che più ti è piaciuta che gustare? Per me è stato il sorbetto, sì. Era molto buono. Poi con l'arrivo dell'estate un sorbetto fresco ci sta sempre, vero? Ci sta, molto. Una realtà sempre in crescita, le novità di questo 2017? Beh, innanzitutto abbiamo scelto di modificare le confezioni, il packaging dei nostri prodotti, un packaging che ricorda la materia prima d'origine, quindi il latte, riportando i plus dei nostri prodotti, quindi per esempio che non ci sono conservanti, che la materia prima è una materia prima locale. Novità poi dal punto di vista delle produzioni ce ne sono, non posso rivelarti tutto, però nel mondo del gelato abbiamo già presentato il gelato dolcificato con lo stevia, il gelato delatosato e anche per quanto riguarda le specialità casearie abbiamo delle uscite a breve. Allora, noi non vediamo l'ora di assaggiare queste gustose novità, queste sorprese che avete in serbo per noi. Ti faccio un'ultima domanda, in chiusura del nostro servizio. L'importanza per il legame che c'è con il territorio bellunese di una giornata come quella di oggi, di questo Open Day Latte Busche? Devo dire che per noi è importante stringere un legame ancora più forte con i nostri consumatori. E quindi ecco perché il gesto di aprire le porte dello stabilimento con un'idea di trasparenza. Vogliamo far vedere come l'azienda lavora. Non ci sono segreti, anzi siamo orgogliosi
visto l'impegno che in tutte le aree aziendali viene messo per realizzare un prodotto eccellente, siamo orgogliosi che i nostri consumatori capiscano di più della nostra azienda. E devo dire che la trasparenza è sempre stata una delle caratteristiche della cooperativa Latte Busche, e l'Open Day è uno dei segni in questo senso che noi vogliamo dare a tutti i nostri consumatori. Chiudiamo questa bellissima giornata alla scoperta del nostro territorio, di una grande realtà del nostro territorio. Al prossimo servizio. Ciao!